Si interrompe sul più bello il sogno VL di alzare in cielo la Coppa Italia. Al Palalpi Tour di Torino, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si arrende in semifinale, inchinandosi a Brescia per 74-57, al termine di un match che ha visto i pesaresi in partita solamente nel primo quarto. Percentuali bassissime al tiro per i biancorossi che alla sirena finale chiudono con il 31,4% al tiro da 2 e il 17,6% al tiro da 3. Doppia cifra per i soli Kravic e Charalampopoulos a fotografare la stanca e nervosa prestazione dei ragazzi di Repeja. Coach che nel corso del terzo quarto è stato allontanato dal campo dopo il secondo tecnico e sostituito dal suo vice Bruno Savignani. Fino al primo quarto siamo riusciti a tenere la intensità alta, fare delle buone difese e controllare anche abbastanza i rimbalzi e lì quindi ci siamo riusciti a fare un paio di corse, un paio di canestri facili. Poi da lì in poi loro sono alzati un po' l'intensità, ma abbiamo sofferto un po' per mantenere la circolazione di palla, per trovare i nostri ritmi e quei tiri senza ritmi poi dopo non entrando poi diventa difficile. Quando vai così che la palla comincia a non entrare, nel senso ci proviamo a fare delle cose giuste, le cose che avevamo preparate, però e non ti va bene, non è facile mantenere. Poi viene tutto insieme, no? Il psicologico, la stanchezza, l'importanza della partita, gara secca, sapendo che... Però comunque sia vorrei ringraziare i ragazzi, fare i complimenti perché c'è stata bella, ci ha fatto sognare. Se ci può raccontare magari una sua impressione sulla terna arbitrale, qual è stato il suo punto di vista? Vabbè, la verità è che preferisco non commentare, secondo me è la migliore cosa da fare perché sennò magari rischio di dire qualcosa che non va bene, quindi prefiero non commentare. Ed ora da dove si riparte? Adesso si riparte da studiare, vedere le cose che non hanno andato bene e poi anche le cose che hanno funzionato e si riparte del lavoro in palestra. Obiettivo arrivare tra le prime 8? Adesso sì, assolutamente, assolutamente vogliamo continuare a fare bene, ma senza mettere troppi diciamo, i traguardi. Andiamo come abbiamo fatto fino adesso, partita a partita, cercando di fare il migliore possibile ogni domenica e così portando a casa dei punti importanti per riuscire a arrivare ai playoff. Un grande applauso va anche ai tifosi che non hanno mai smesso di sostenervi questa sera. Assolutamente, assolutamente sì. Loro sono incredibili, noi tutti i palestretti d'Italia dove andiamo loro ci seguono, ci spingono e stasera non è stato diverso. Anche con la squadra in difficoltà non hanno mai mollato, mai smesso di cantare e di spingere, quindi grazie, grazie tanto. A rendere meno amare le parole di Savignani del giorno prima ci ha pensato inaspettatamente la Germani Brescia, che dopo aver battuto l'Olimpia Milano ai quarti, la VL in semifinale, domenica ha sollevato la Coppa Italia per la prima volta nella sua storia, imponendosi in finale sulla Virtus Bologna per 84-76.